Ehi là, ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo video haul di Decathlon. Sono andata a Decathlon. Odello, passa la televisione. Sono andata a Decathlon e ho comprato delle cosette che vi voglio far vedere prima che le metto a lavare. Allora, cominciamo subito. Prima fra tutti ho comprato delle scarpe ai miei bimbi che mi sono piaciute tanto. Ho comprato queste a Daniele, pagate penso sulle 25 euro. Molto molto carine. E poi ho comprato queste a Matteo. Che idem, gli sono piaciute tanto, tanto che se le mette tutte le mattine. Semplici, semplicissime, però mi sono piaciute tanto, molto molto carine. Le vorremmo utilizzare per andare adesso al mare. E poi le voglio riposare per quando inizierà la scuola, almeno ci avranno un paio di scarpe nuove. Questo segno che vedete non è del mare, ma è appunto perché vado a camminare la mattina e mi abbronzo. Poi ho comprato due di queste magliettine pagate tipo 3,99 euro, sono quelle canotte, le canotte tecniche, se si dice così, non lo so, scusate, se si dice così. So queste canotte qua, così, tessuto morbido, pagate 3,99 euro. Ne ho presa una appunto così fluo e una sempre fluo, ma così gialla, giallo evidenziatore. In realtà le ho pensate per andare a camminare, ma quando me le sono misurate mi piacevano, quindi credo che me le porterò al mare. Poi mi sono comprata un pacchettino di Fantasmini, e so tipo 6 paia, se non erro, sì, per me li ho pagati tipo 6,99 euro, che l'altri li voglio buttare. E poi mi sono comprata questo che è un teletto di quelli in microfibra che mi vorrei sempre portare al mare. Adesso vorrei vedere con voi le dimensioni per capire quanto è grosso. Non è grandissimo, però insomma la mette sopra il lettino, sti cavoli. C'è pure qua la scritta. Questa qua a rilievo, beh, non è malvagissimo, però non mi dispiace col suo cosino per chiuderlo, che io non ci riuscirò mai e poi mai, ma non mi dispiace, eh. C'era pure questo di altri colori tipo fluo, solo che ho paura che questo sotto il sole si potrebbe scolorire. E quindi ho pensato di non prenderlo di un color fluo. Voglio vedere se riesco a chiuderlo, ma è assolutamente un pensiero così, un po' vago. Infatti, vabbè, non è propriamente come l'ho comprato, ma ho chiuso così. Poi ho comprato una magliettina, questa l'ho pagata 6 euro. Così, queste sono tipo tutte per andare a camminare, a correre, un po' tecniche, ma io le ho pensate sempre per uscire perché è morbida. Queste con l'accettino qua che si mettono con i leggings, ma mi piaceva perché è una casacchina morbida e poi c'è sto pezzo qua che è traforato. Ah, sta sotto sopra, vabbè. Infatti, non arriva strano. C'è la manichetta che è tipo un po' di rete, retina, e la scritta è così, appunto, col fiocchettino, un po' più lunga dietro, larghetta, morbidina, che mi piace. E poi ne ho comprata
una così, sempre fatta a canottierina, sempre fatta a canottierina. Non capisco se questa sta al contrario oppure no, ma non mi pare, no. Questa uguale 6 euro, sempre col dietro un po' più lungo, con qui sempre fatto di rete. E niente, pure questa mi piaceva. È sempre un tessuto tecnico, ma io appunto l'ho pensata sempre per andarci in giro. Poi vediamo. Poi ho preso queste a mio marito, pagate tipo 4,99 euro, che sembrano tipo simil Quicksilver, se non erro. Chi si ricorda la. Vabbè, per chi si ricorda il motivo, mi sembra tipo Quicksilver. E poi mi sembra di aver capito che hanno cambiato la marca. Non si chiama o la Yam, no. Boh, qua c'è, non c'è sta più. Mi pare che non la trovo. Pure questi sono o la Yam. Queste sono per me, sempre 4,99 euro. Molto carine. Poi ho preso dei pantaloncini per i bimbi di cotone leggero, più che altro per Matteo, per scuola. Anzi, se ci arrivate ne riprendono altre 50, perché mo a scuola dovranno mettere divise pure per quanto riguarda Daniele. E questo mi sembra un pantalone semplicissimo blu, questo pure. Non mi ricordo se l'ho pagato 6 euro o 4 euro, vabbè, così semplice blu e poi uno semplice grigio, così sempre 2-3 per mattino per la scuola a settembre, semplice, leggerissimo, dentro non è felpato né niente, ma è leggero. Poi mi sono presa un altro di questi qua, anche se questo mi pare enorme rispetto a quello che ho, però mi piaceva il colore e l'ho pagato 4,99. Poi ho preso un leggings fatto così, che non arriva fino a giù, taglia M. Vediamo un po'. Ok. Spero che non sia stretto. Ah, qua ce l'hanno pure le chiavi, pensa un po'. La chiave dell'armadietto. Carino. Slim. Vabbè, sembra carino. Carino, carino, carino. Non so perché i leggings, sinceramente, non li ho mai presi. Quindi non lo so. Vabbè. Ho preso questo grigio così, poi ho preso questo invece che è lungo fino a. Ah, quella è una M e questa è una L. Questo è lungo fino alla fine ed è infatti il disegno dice così. Questi quasi tutti sui 7 euro. Se non erro, ma mi sa che uno però l'ho pagato pure di meno. Forse quello l'ho pagato meno. Questi 7 euro e quello lì l'ho pagato 3,50 euro. E poi questi che sono corti invece, del tessuto molto molto tecnico. Non c'è qua la cosa da farvi vedere, però sono corti, sono proprio a pinocchietto. Di questa pure ho preso la L e c'hanno pure la sua scrittina qua, Domios. Questi sono proprio quelli morbidi, anche se li sento un po' pesantotti. Boh. Ok. E poi ho preso le mie barrette che mi piacciono tantissimo. Queste sono quelle con cioccolato bianco e fragola. Fragola, frutti di bosco. Boh, 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 boh. White chocolate. Una barretta da 30 grammi sono 135 kilocalorie. Boh, vabbè.
queste. E niente, la mia spesa, spesetta da caruccia questa, però l'ho schiacciata, no. La mia spesetta da Decathlon termina qui, che ho comprato tutte queste cose. Io vado a mettere tutto a lavare e noi ci vediamo in un altro video. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti e niente, seguitemi anche su Instagram. Ciao ragazzi! Raga, scusate, ma fa veramente, veramente, veramente caldo. Distrutta, distrutta, io distrutta.